al di là delle considerazioni su quelle che possono essere i controvalori messi in campo, delibera di giunta regionale, la cittadella sanitaria è finanziata. Quindi entro l'anno si attiveranno tutte le procedure, anche operative e organizzative, che porteranno a una vivibilità a tutto tondo di quell'area dal lunedì al venerdì. Ci sono anche delle espressioni che vanno oltre la possibilità di offrire ad altri soggetti le cubature che restano a disposizione della, della cosiddetta cittadella sanitaria, che è proprietà della cosiddetta SST, un nome che non mi piace tanto, ma questo è. Quindi lo sviluppo potrebbe essere che se altre realtà, mi riferisco in particolare a IMSS e INAI, con cui mi confido liberamente, non ho avuto nessun contatto, avessero interesse e intenzione a venire a occupare altre aree, sarebbe opportuno, si potrebbe peraltro rivitalizzare in maniera congrua quello strutturato parcheggio che esita a poche decine di metri, ridandogli ragione di esistere. Questo poi si colloca anche in potenziali altri sviluppi che apprendo, nel senso che pare che altre realtà indipendenti direttamente dallo Stato abbiano interesse a portarsi nell'area dell'ex caserma di Cristofori, allora questo parcheggio opportunamente collegato potrebbe avere un ruolo importante. C'è da dire che lì bisogna impedire che il resto dell'area del vecchio Sant'Anna, che non appartiene in termini di proprietà a quello che una volta si chiamava ospedale Sant'Anna, sapete che le aste sono andate deserte, lì c'è un'importante area di sviluppo, importante per questo quartiere e non solo. Adesso Regione deciderà se frazionare, alcuni sono d'accordo, alcuni no, è necessario anche un approfondimento, però quello che importa è che quest'area non sia un'altra area destinata al degrado. Cassa Depositi e Prestiti ha in gestione, come forse sapete, quello che una volta si chiamava il Jimmy Grassi, è un'altra area che deve diventare importante non solo per il quartiere di Cavernata, per l'intera città. Quindi su questo credo che chiunque si proponga di governare la città debba svolgere, non essendo più un appannaggio diretto alla gestione di quelle aree, una sorta di controllo e di pressione perché vengano restituite. Certamente tutta quell'area lì potrebbe essere bello pensarla in una logica di housing sociale, per esempio, perché no? In un'ipotesi che, tornando al discorso di prima, potesse essere di interesse per quello che riguardava l'università, poteva anche essere una soluzione all'accoglienza degli studenti. Per non smentire me stesso, in questo momento sono molto più propenso a pensare che quel quartiere vivrebbe meglio se popolato in maniera strutturata e organizzata. Ho fatto questi ragionamenti, l'ho sfiorato molto rapidamente prima, credo che al di là delle posizioni preconcette, ideologiche, il tema della sicurezza sia un tema. È stato molto apprezzato e devo dire che in termini di contenuti, ho apprezzato anch'io quello che Bruno Magatti ha detto sul lavoro nero da combattere duramente, non lo dico per captare benevolenza, io dico anche che l'evasione fiscale va combattuta duramente a qualsiasi livello si esprime in questa città, perché le due cose spesso vanno d'amore e d'accordo, quindi bisogna cercare di sradicarle. Questo deve essere un sistema per trovare anche un po' di quattrini, lo dico simpaticamente, per l'amministrazione, per evitare di tagliare altri servizi. La sicurezza ci sta a cuore, credo non solo a noi, avremo ben specificato nell'ambito di questo tipo di problema quello che pensiamo di fare. La sicurezza però è anche offrire da un lato opzione a quelli che cercano di sbarcare il lunario facendo cose ai limiti della legalità. La legalità va rispettata, non bisogna espellerli senza avere offerto delle soluzioni che li gratificano, li valorizzano come persone, però non è più tollerabile che chiunque in qualsiasi momento si approfitti della debolezza dei singoli. Se vogliamo contrastare insieme episodi pericolosi che vengono strumentalizzati anche duramente pur di portare avanti istanze particolarmente rapaci, bene, schieriamoci tutti insieme sul fatto che il diritto e che la sicurezza siano da preservare nell'interesse di tutti e non prestiamo il fianco a chi vuole in maniera magari anche eccessivamente avventata poi cavalcare la paura. Combattiamo la paura della legalità da tutti i punti di vista. Spero di non aver mancato niente.